Allora, Don Luciano, un'altra fatica letteraria, dimostrazione di un forse di un momento della sua vita particolarmente fruttuoso. Ma diciamo che questo secondo lavoretto è frutto di diversi anni, perché l'ho presentato per la prima volta come tesi di teologia. Poi in questi 3 anni ho cercato di lavorarci, di interiorizzarlo di più, per arrivare a questo libretto che voleva essere molto più divulgativo rispetto ad una tesi di teologia, ma nello stesso tempo dare cibo solido, e quindi sono molto contento del risultato e mi auguro che possa far bene, soprattutto per la conoscenza di Sant'Agostino, ma per suscitare quella sete di approfondire la figura così attuale e così importante per la vita della Chiesa. Don Luciano, rischio di essere banale, però vorrei farle questa domanda. Esistono due categorie di santi, no? Quelli un po' più noti, più venerati, no? Poi invece c'è un'altra categoria, mi riferisco in particolare proprio a quella di Sant'Agostino, dove queste figure sicuramente eccezionali sono più complicate, sono più articolate. Ecco, come fa un sacerdote a spingere, a stimolare a questa conoscenza, insomma, ecco. Potremmo dire Sant'Antonio, no, rispetto a Sant'Agostino, però qui non è in discussione, insomma, le qualità, perché sono eccelse entrambe. E però come si fa? Ma io credo anzitutto che ogni santo ha la sua specificità e anche la sua profondità per ogni epoca nella quale è vissuto e nella quale lo Spirito l'ha suscitato. Alcuni santi giustamente hanno anche un messaggio un po' più articolato, un po' più complesso, ed è proprio il compito della Chiesa, quindi dei pastori in modo particolare, dei sacerdoti, che devono fare anche quest'opera di mediazione culturale per rendere queste figure accessibili al popolo, vicine anche al popolo, ricordando che la santità è bella perché c'è questa pienezza dell'amore vissuto, al di là poi di quanto sia possibile approfondirne la dottrina. È una dottrina che comunque è valida per la Chiesa universale, quindi l'opera di mediazione della pastorale è proprio quella di far sì che la fede diventi cultura, come diceva il Vescovo anche nella presentazione, e questa è un po' una sfida dei pastori della Chiesa. Don Luciano, per concludere, si dice non c'è due senza tre. Ma per ora non c'è niente in programma, devo dire, anche perché gli studi che sto portando avanti sono abbastanza impegnativi e quindi dovrò lavorare sulla tesi adesso, la tesi per la licenza e il dottorato in diritto canonico. Però, diciamo, la bellezza anche di coltivare gli interessi culturali che vadano al di là degli studi strettamente giuridici ce l'ho sempre con me, quindi lasciamo fare lo Spirito Santo. Don Vincenzo, in diocesi c'è un centravanti, c'è un giovane centravanti che è Don Luciano Labanca. È un po', io so che Don Vincenzo si intende di tutto, anche di calcio, e quindi insomma, ecco, mi risponderà nel modo giusto. È un centravanti di sfondamento, quindi attendiamoci tanti gol da lui, perché come Sant'Agostino è un ragazzo, un giovane sacerdote preparato, pieno di entusiasmo, che va alla ricerca della verità. C'è una vita di bella spiritualità, di serenità, poi tra l'altro, per cui veramente fra tanti gol. Voi siete molto legati, vero? Ma io sono legato perché è come se l'avessi generato. Non dico alla fede, ma al sacerdozio, perché gli anni di teologia l'ha fatti con me. E io parroco e lui è studente di teologia, e quindi ho potuto apprezzarlo, ammirarlo, e immediatamente è nato anche un rapporto di simpatia e di amicizia grande con lui. E questo è un buon segno. Quando nascono questi rapporti, come diceva il Vescovo, diciamo il clima è quello proprio dell'amore che è fondamentale ed è necessario, perché possiamo anche attraverso questo stile di vita contagiare gli altri in questo circolo di amore.
Don Vincenzo, una domanda finale, anche un po' forse banale, chiedo scusi in anticipo. Dicevo a Don Luciano che esistono due categorie di santi, no? Quelli un po' più noti, quelli un po' anche più venerati, più vicini al popolo. Poi vi è un'altra categoria di santi che hanno vissuto in maniera più articolata la loro fede. Sicuramente Sant'Agostino è questa, fa parte di questa seconda categoria. Come un parroco, come un sacerdote, fa in modo che anche questi santi, che sono importantissimi, diceva Don Luciano, nel Vaticano, nella San Pietro, no? I quattro pilastri, le quattro colonne, ecco, davanti alla cattedra di San Pietro, uno di queste colonne è proprio idealmente, ecco, Sant'Agostino. Come fa un sacerdote quindi a sviluppare anche attenzione verso Sant'Agostino? Ma innanzitutto io riprendo un'affermazione che il Vescovo ha ripetuto tante volte questa sera, ma anche Don Luciano, che ogni santo è sempre di grande attualità, per cui in tutti i santi, o santi popolari o santi un po' distaccati per cultura, hanno qualche cosa di popolare, qualche cosa che appartiene al popolo di Dio, perché anche loro fanno parte di quel tutto, ecco, che è il corpo di Cristo, per cui anche loro contagiano con la loro vita e con la loro anche dottrina tutto il popolo di Dio, perché poi sia come presbitero sia come vescovo Sant'Agostino è stato molto vicino al popolo. Lui diceva: per voi sono vescovo, ma con voi sono cristiano. E quindi ha vissuto un po' questa vicinanza con il popolo, e il popolo ha tratto giovamento da questa figura eccezionale di santità e di uomo di cultura. Ecco, davvero in conclusione, Don Vincenzo, c'è stata una suggestione da parte del Vescovo sulla vita di Sant'Agostino, ma anche un po' su altri santi, faceva riferimento a San Francesco, e mi venivano in mente quanti genitori anche oggi, no, magari vedendo i propri figli un po' rattristati, un po' rassegnati magari con le difficoltà economiche, si arriva a 20 anni, 30 anni, sono in casa, no? E magari i genitori dicono: mamma mia, questo figlio mio non decolla, no? non prende il volo. E in qualche misura anche Sant'Agostino è stato un po' così, ha avuto una vocazione in età tarda, poi soprattutto in quella fase storica. Ma questa sarebbe una cosa anche bella, cioè conoscere la vita dei santi, perché sono un conforto e anche un incoraggiamento per queste situazioni di grande attualità che si vengono a incontrare oggi, di questi figli tristi, di questi figli che vivono quasi annoiati, che non hanno fiducia, eccetera, perché i santi sono passati attraverso queste fasi di vita, quindi questo ci fanno capire anche che sono stati degli uomini come tutti noi, per cui i santi non sono delle statue, ma sono stati degli uomini che hanno vissuto gli stessi drammi della vita di ogni uomo. Però ecco, a un certo punto è capitato loro, ecco, questo incontro attraverso persone o attraverso avvenimenti che ha fatto cambiare la vita. Per cui San Francesco era un uomo ricco, però era un uomo scontento della vita, fino a quando lui non ha avvertito attraverso la lettura del Vangelo questo scossone della vita che lo ha portato a un cambiamento radicale. E la stessa cosa è capitato per Sant'Agostino. Quante volte e quanto pianto la madre Monica ha fatto per questo figlio, e Sant'Ambrogio lo diceva a questa santa donna: le lacrime di questa donna non cadranno in vano. E difatti poi è accaduto il miracolo. Per cui io direi anche ai genitori di oggi di non scoraggiarsi, ecco, di fronte a queste situazioni, di continuare ad avere fiducia e soprattutto di incoraggiare questi figli, di non abbandonarli, perché hanno bisogno di essere aiutati, in quanto la cultura di oggi, quella che si sta sviluppando, è una cultura di scarto. Se vengono abbandonate anche dai genitori, se i genitori incominciano a scoraggiarsi, se i genitori non intervengono più nell'opera educativa, allora veramente diventa tragica la situazione.
però se c'è, può passare del tempo, ma se c'è questa presenza educativa dei genitori, prima o poi, ecco, anche questi ragazzi si realizzeranno e troveranno la strada della felicità.